Buonasera a tutti, benvenuti al 74esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 10 novembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist, co-coordinatore del Movimento Italiano e coordinatore del Gruppo Napoli. E quest'oggi vi aggiornerò con notizie nazionali. Passiamo subito alla prima, al primo articolo. Il Movimento Zeitgeist ha partecipato nell'area press al famoso Maker Faire di Roma di quest'anno. Il Maker Faire è una delle più grandi fiere nel settore dell'open source hardware e della meccatronica in generale. Ovviamente Arduino è stato il protagonista di questa fiera. Ricordiamo che Arduino è una scheda open source, cioè un microcontrollore su cui si può basare praticamente qualsiasi tipo di progetto in grado di interfacciarsi con l'ambiente e quindi muovere ad esempio robot, stampanti 3D, monitorare temperatura, eccetera, eccetera. Ci sono migliaia di progetti che si possono attuare attraverso questo microcontrollore. E noi siamo stati accettati ufficialmente nell'area stampa e Antonio Gison, con la mia supervisione in remoto, ha effettuato delle interviste in diversi stand con ragazzi provenienti un po' da tutta Europa che ci hanno mostrato insomma quello che hanno fatto. Ovviamente c'erano università ingegneristiche provenienti un po' da tutta Europa, c'erano istituti tecnici dal nord Italia, con bellissimi progetti, ovviamente tutti in open source, quindi con i progetti tutti scaricabili gratuitamente, stampanti 3D a volontà, e ovviamente i più appassionati sono stati i bambini che si sono subito cimentati alla scoperta di questo mondo fatto di robot, joypad, videoludica ed elettronica in generale. C'hanno la sezione dello stand di Intel che ha poc'anzi sviluppato la board Arduino Galileo, ci ha appunto fornito questa scheda gratuitamente. Quindi adesso Antonio sta incominciando a studiare Arduino attraverso questo microcontrollore sviluppato da Intel, e ci sono state tante bellissime realtà, tra cui una bellissima associazione di ingegneri che hanno sviluppato un'interfaccia computer-macchina, computer-cervello-umano, per monitorare e controllare impulsi elettrici per poterli poi riadattare a diverse esigenze, insomma, sia per l'analisi sia per la robotica in generale. Ovviamente vi consiglio di guardare questo bellissimo servizio perché è molto illuminante, soprattutto per chi è nuovo rispetto a questo mondo, è anche stato sottotitolato in inglese, quindi è possibile anche visualizzarlo. È possibile la visualizzazione anche da parte della popolazione anglofona del mondo, e quindi abbiamo realizzato un ottimo lavoro anche grazie al coordinatore Nino Alloi del GDL Traduzioni, del gruppo di lavoro. Quindi vi consiglio nuovamente di guardare questo video, questo reportage. Passiamo alla seconda notizia. Due artisti scrivono una canzone per il movimento Zeitgeist globale. Due artisti, in questo caso Giusta, il cui vero nome è Giuseppe Tattoli, e Sense is Love, che è una cantante afroamericana, hanno scritto una canzone e anche rilasciato un video in licenza Creative Commons, che appunto supporta apertamente il movimento Zeitgeist e le sue tematiche, ed è proprio dedicata al movimento stesso. Abbiamo anche fatto un'intervista ai due cantanti e tradotte anche tutte e due in italiano, tutte e due in inglese, proprio per diffondere meglio il messaggio. Una canzone molto carina e che diciamo aprirebbe diciamo le menti di molte persone, perché tratta molte tematiche che noi trattiamo anche nei nostri podcast, insomma. Quindi ha un supporto anche da parte degli artisti, è graditissimo ovviamente, ed è disponibile in maniera del tutto gratuita su YouTube e in licenza Creative Commons, quindi potete riutilizzarla, diffonderla senza alcun tipo di problema legato a copyright e tutto il resto, e ovviamente potrete anche scaricarla tranquillamente in modo del tutto gratuito. Quindi passiamo alla terza notizia. Il creatore di Arduino dona un libro al nostro volontario. In questo caso il nostro volontario è sempre il nostro caro Antonio Gison, che ha scritto poc'anzi una lettera al fondatore, al co-founder di Arduino, che sarebbe Massimo Banzi, che ha partecipato anche alla Maker Faire, e lo abbiamo anche ripreso nella sua
conferenza in cui spiegava cosa era l'open source. Antonio ha inviato una bellissima lettera in cui spiegava come le carenze sia linguistiche sia tecniche generate dall'inefficienza dei suoi professori a scuola avessero appunto costretto il nostro volontario a richiedere una copia in italiano del libro dei progetti di Arduino e prontamente Massimo Banzi lo ha spedito nell'arco di 2 o 3 giorni e adesso Antonio avrà la possibilità di studiare con un libro completamente tradotto in italiano, molto bello, rilegato in maniera fantastica, sul suo Arduino Starter Kit e ovviamente con la sua nuova scheda Galileo donata gratuitamente da Intel. Quindi c'è l'articolo in cui c'è anche la lettera di Antonio e un gradito ringraziamento a Massimo Banzi con tanto di fotografia di ringraziamento, appunto. Passiamo alla prossima notizia. Il GDL Tecnologia del Movimento Zeitgeist riprende l'attività. Il nostro Daniele Poddig, che è uno dei coordinatori di questo gruppo di lavoro fantastico, riprenderà da ogni giovedì a intraprendere riunioni su TeamSpeak, proprio come stiamo facendo adesso, ovviamente alle 21:30, solito orario, per analizzare e sviluppare nuovi progetti. In questo caso parleremo di 3D printer, parleremo di biciclette elettriche, di droni open source, parleremo di filabot, ovvero di estrusori di plastica che riciclano tutta la plastica che consumiamo e quindi per poterla riutilizzare in una maniera molto più parsimoniosa ed efficiente. Dopo ovviamente sentiremo parlare Daniele, quindi vi invito a partecipare tutti quanti a queste riunioni che si svolgeranno, e ripeto, ogni giovedì alle 21:30 su TeamSpeak. Per collegarvi ovviamente è molto semplice, andate sulla sezione podcast sul sito www.zeitgeistitalia.org e ci sono tutte le istruzioni sia scritte sia video per chi ha il sistema operativo Windows e per chi ha il sistema operativo Linux con tutti i dati eccetera eccetera, quindi sarà molto semplice e vi aspettiamo ragazzi, insomma. Passiamo alla prossima notizia. Ok, abbiamo rilasciato anche altri due episodi dei nostri Zeitspot, quindi il nostro Ezio Coriglione, coordinatore del gruppo di lavoro doppiaggio del Movimento Zeitgeist, ha provveduto a tagliare spezzoni di nostri vecchi video e anche nuovi. In questo caso l'ultimo spot, ovvero il numero 23, è ripreso dal Culture in Decline numero 6 ed è un'anteprima veramente molto bella, un discorso che fa Peter Joseph e ovviamente c'è anche il numero 22 che parla ovviamente delle nostre tematiche in quanto esseri umani sarebbe opportuno liberarci dalle fatiche di lavori inutili e pericolosi ricorrendo all'automazione. Quindi abbiamo tutta la possibilità e tutte le conoscenze scientifiche per vivere dignitosamente su questo pianeta. E queste nostre pillole che noi chiamiamo Zeitspot sono proprio create per lanciare un messaggio semplice e concreto, insomma. Quindi vi consiglio di guardarli tutti e due e di condividerli. Grazie. Passiamo alla prossima notizia. Ora passiamo alle notizie dei nostri articoli tradotti dal nostro GDL Traduzioni coordinato da Nino Alloi. Questo articolo è stato tradotto da Almerico Baltori e si chiama La crescita economica non produce benessere. Non è niente di nuovo, lo diciamo dal lontano 2008 e ogni volta che studi scientifici comprovano questo effetto, noi provvediamo a tradurre e pubblicarne anche per il nostro paese. Ovviamente si tratta di studi scientifici fatti in Australia, la maggior parte sono fatti in paesi stranieri e per comprovare sempre di più ciò che noi diciamo in tempi non sospetti, insomma. Quindi è molto breve l'articolo, però è correlato di molti link di approfondimenti e c'è anche il link all'abstract ufficiale dello studio, insomma. E ovviamente è stato rilasciato su una nota rivista peer review, qual è PIS.org. Passiamo alla prossima notizia. Un altro articolo scientifico riguarda l'Australia e spiega come grazie ai pannelli solari ed altre energie rinnovabili si potrebbero nel loro paese risparmiare circa 9 gigawatt di energia che oggi sono prodotti attraverso i combustibili fossili e quindi dimostra ulteriormente come il gap energie rinnovabili carburanti fossili si stia assottigliando sempre di più.
i carburanti fossili diventeranno non solo più efficienti, ma diventeranno anche in termini di costo molto più ottimizzabili, e quindi saranno molto più convenienti da parte delle popolazioni di tutto il mondo e quindi anche da parte dei governi sviluppare delle strategie per poter finalmente transitare da questa economia basata sui carburanti fossili e inquinata a un nuovo tipo di economia basata sull'energia rinnovabile, e quindi donare al nostro pianeta una boccata d'ossigeno e renderlo molto più salubre per la nostra specie, soprattutto per tutte le specie che vi abitano su di esso. Passiamo alla prossima e ultima notizia. Questa è una notizia molto carina riguardante il mondo del 3D printing attuato a quella che è l'economia domestica e alla cucina in questo caso. Infatti c'è un noto servizio che si chiama Thinkiverse, che ha embeddato un servizio su come trasformare un nostro disegno in 2D in un modello in 3D, in modo tale da poter essere stampato. In questo caso nell'articolo si può tranquillamente vincere che una signora ha disegnato una formina per biscotti a forma di maialino, se non vado errato, e Thinkiverse lo ha convertito in un modello 3D e si può tranquillamente stampare con una refra o qualsiasi tipo di stampante. E quindi produrre dei fantastici biscotti molto particolari ed eccentrici, insomma. Ovviamente tutti i tipi di disegni in 2D possono essere convertiti in 3D models e quindi stampati con una refrap. Quindi l'unico limite è solo la nostra fantasia in questo caso. Io diciamo, ho terminato le notizie nazionali e quelle scientifiche che abbiamo tradotto dall'inglese all'italiano per la community e in generale tutte le persone italiane che sono appassionate delle nostre tematiche, e quindi passerei adesso la parola ai coordinatori dei gruppi di lavoro OGDL. Comincerei con Daniele Podiger. Vai Dani. Salve a tutti. Allora, per iniziare vorrei, come avete sentito, abbiamo ripreso con la riunione del gruppo di tecnologia. Ormai abbiamo esperti un po' in tutti i settori. Stiamo iniziando dei nuovi progetti. Adesso con Vincenzo e Antonio porteremo avanti anche il book scanner, che vedo. Antonio si sta impegnando parecchio sul progetto, sta imparando a usare Arduino, ha ricevuto Intergalileo, quindi adesso vediamo con cosa implementarlo e come. Comunque sarà un buon progetto perché consentirà di salvare, vabbè, libri cartacei e trasformarli in PDF partendo da delle fotografie e non più fare il lavoro manuale di passare il libro sul fotocopiatore per ore e ore. Poi abbiamo degli esperti nel campo delle bici elettriche, c'è German che ormai ha fatto talmente tanti di quegli esperimenti e praticamente nella città dove vive tutti stanno andando un po' da lui per modificare le bici elettriche. È stato in grado di modificare il motore interno un motore interno commerciale, trasformare stelle di angolo in serie parallelo per le induttanze interne, in modo da avere velocità o coppia durante la marcia, cioè avere coppia in salita e velocità nei rettilinei. Cioè, le velocità in gioco sono un po' altine rispetto, cioè, per una bici elettrica legale, però si potrebbe fare altrimenti per andare senza benzina. Poi io che ormai sulle stampanti 3D ci macino da un bel po', sto portando avanti parecchi miglioramenti. Adesso sto preparando qui un kit per trasformare la stampante da stepper a servo, che sarebbe il passo successivo come tecnologia, con notevoli miglioramenti. Poi vi posterò qualche link sul progetto, se non lo fa già Vincenzo, visto che c'è già il link del GitHub dove ho messo il codice del video su YouTube che ho già fatto. Stiamo per completare il primo estrusore costruito qua a Cagliari. È costato 70 euro e molte parti sono state recuperate. Adesso non so quando, visto che l'officina in cui lo stiamo costruendo per ora non è agibile, in quanto il proprietario ha molti impegni. Appena possibile daremo fuoco alle polveri, proviamo l'estrusore e vediamo se funziona. La struttura è già stata completata, il motore è montato, la resistenza l'abbiamo costruita e cotta in ceramica, è tutto a posto, è perfetto. Vuole solo provato. Scusa Daniele, puoi ripetere a chi ci sta ascoltando in questo momento e soprattutto chi ci ascolterà su YouTube che cos'è questo estrusore e a che cosa, che vantaggi può dare appunto?
Certo, allora, l'estrusore è un apparecchio che consente di estrudere qualcosa mettendo la materia prima in pellet. Cosa facciamo noi? Recuperiamo della vecchia plastica oppure della plastica in grani che si trova a basso costo sul mercato oppure si può recuperare da della plastica riciclata, la trituriamo oppure la mettiamo direttamente nella tramoggia dell'estrusore e questo estrusore prende questo materiale. Lo fonde e estrude un pattern a nostro piacimento. In questo caso, quello che andremo a estrudere sarà un filamento da 3 mm per la nostra stampante 3D. Questo ci consentirà di fare il filamento in casa a bassissimo costo rispetto ai prezzi commerciali di 20-30 euro al chilo, a volte di più, 45 per l'ABS. Avremo prezzi, cioè, comprando la materia prima in grani, di 7 euro al chilo e in caso di plastica riciclata, zero, cioè solo il costo della corrente usata per estrudere. Perfetto, hai spiegato anche la questione del drone open source. Sì, adesso con il Movimento 5 Stelle stavamo portando avanti il progetto di un drone, anche se ancora non sta andando molto velocemente. Questo drone dovrebbe vigilare un territorio in modo da prevenire degli incendi, appiccati o meno. Ok, perfetto. Sì, la progettazione di questo drone dovrà includere, avere molta attenzione nella parte di programmazione del software, perché il drone deve essere completamente autopilotato, avere il suo percorso sul GPS, deve seguirlo senza alcun intervento esterno e in caso di emergenza dovrebbe compiere delle azioni che riportino il drone in sicurezza nel più breve tempo possibile. Perfetto, Daniele. Non vedo l'ora di partecipare alle riunioni del G della tecnologia per apprendere tante belle novità, appunto. Ti ringrazio. Grazie. Ok, non vedo nel. Ah, sì, c'è anche Massimiliano, ho scelto anche Masma. Niente, Masma, hai novità per quanto riguarda il G della grafica? Dunque, io sì, ho delle novità sul GDL grafica e GDL programmazione. Per quanto riguarda il GDL grafica, sarò brevissimo e ultra conciso, anche perché quello che devo dire è già rientrato comunque nelle news generali fatte prima e quindi solo niente, ribadisco il GDL grafica. Abbiamo finito il video del Macfair. E quindi è finito l'editing e il video a posto. E appunto gli Z-Spot che stanno andando e continuano a uscire, come detto poc'anzi. Invece, per quanto riguarda il GDL programmazione, stiamo cercando di capire e di costruire allo stesso tempo la struttura che poi avrà quella parte del sito appunto dedicata ai gruppi di lavoro, ai gruppi cittadini che si basa appunto sulla piattaforma Open Atrium che è una piattaforma per il lavoro collaborativo e condiviso, che appunto mette a disposizione tutta una serie di strumenti per lavorare in agilità, in comodità, nel modo in cui siamo abituati noi, e cioè appunto collaborativo e condiviso. E dobbiamo costruire questa struttura che appunto si tratta di suddividere appunto in GDL e dopo il GDL sarà suddiviso in GDL grafica, programmazione, eccetera, eccetera, tecnologia e chi più ne ha più ne metta. E poi i GC, gruppi cittadini, e lì ci saranno Napoli, Milano, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo creare tutta questa struttura. Inoltre, Nino poi ve lo sp potrà spiegare lui anche di persona, penso adesso. Ha messo a posto anche un po'
L'interfaccia mi diceva poc'anzi, che specialmente per noi admin quando entravamo era abbastanza pasticciata, e quindi niente, io lascerei tanto la parola a Nino, che magari finisce questo discorso qui su programmazione, poi va avanti anche col traduzioni. Sì, grazie Massimo. Allora, sì, praticamente hai detto perfettamente tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato la struttura di base. Sì, ieri sera ho messo a posto l'interfaccia perché c'erano alcuni bug sulla visualizzazione dovuti a dei moduli che andavano in conflitto. Adesso la visualizzazione è a posto. Non posso dire effettivamente se il lavoro andrà avanti senza intoppi perché qualche bug spunta sempre, magari problemi nel registro dei moduli, ma sono comunque questioni molto tecniche. Al momento stiamo andando avanti, effettivamente sarà molto probabile, arrivati a questo punto, che la piattaforma OpenAdio sarà pronta abbastanza prima rispetto al nuovo sito informativo e al blog. Quindi sarà probabile che inizieremo a usarla prima ancora di cambiare sito, perché una volta che diventerà stabile, che avremo risolto tutti i problemi e che avremo capito tutte le funzionalità che offre, perché anche quello è un gran lavoraccio, dando che offre a mai finire, potremo iniziare ad usarlo. Si spera il prima possibile. Passando al GT delle traduzioni, beh, Vincenzo ha detto la maggior parte, come avete potuto capire da tutti gli articoli che sono usciti, siamo occupati in queste 2 settimane per la maggior parte di articoli di varie riviste inglesi e americane, quindi traduzioni, poi abbiamo sottotitolato in inglese il video trascritto del Maker Faire da Vincenzo e Antonio. E 2 articoli usciti, appunto, Economic Growth Doesn't Produce Well-being. Ed è stato in anteprima, inedito, c'è un articolo appena tradotto e revisionato oggi stesso, tradotto da Lorenzo Micali e revisionato da me, riguardante un software per avere un modello 3D da una fotografia, anche se per oggetti abbastanza semplici, ma è un software in via di sviluppo, comunque uscirà a breve l'articolo. A parte questo, siamo rientrati in contatto con l'LT italiano, con Beniamino Sarno e tutti gli altri ragazzi dell'LT. Per chi non conoscesse l'LT, è il Linguistic Team International, appunto il team di traduzioni a cui appartengono le piattaforme Pootle. Appartiene alla piattaforma Pootle è il team che utilizza Dozza per la sottotitolazione dei video. Grazie a loro siamo anche a conoscenza di qualche video già pronto da tempo e bello bellino in attesa di essere pubblicato, quindi vedremo di pubblicare anche questi video un po' più datati a breve. A parte questo, non penso ci sia altro da aggiungere. Ok, quindi penso che i coordinatori dei GDL siano terminati in questo momento, quindi passerei direttamente alla reportistica dei GC o gruppi cittadini. Se non vi dispiace passerei direttamente alla mia reportistica, così subito facciamo, insomma, per Napoli. Allora, come abbiamo già detto, il report del Maker Faire è stato fatto in maniera eccellente, qualitativa e anche abbastanza veloce, insomma. E poi la seconda notizia è che l'impianto idroponico DIY completamente open source è quasi completato. Abbiamo montato la struttura con dei pannelli, diciamo, reperiti un po' a caso. In questo caso il mio vicino me li ha forniti da tavolozze che, diciamo, doveva gettare in discarica, mentre in questo caso le ho prese, le ho pulite e le abbiamo assemblate ed è venuta una struttura molto solida. Antonio l'ha anche verniciata di nero e ha aggiunto anche dei bellissimi stencil realizzati da lui con il logo di Open Hardware, logo Open Hardware, con una repository ovviamente tutta in open source, quindi si può scaricare in tutta tranquillità anche il sorgente per magliette o altre cose. E ovviamente realizzeremo lo stencil per il movimento Zeitgeist e ovviamente per il nome che gli abbiamo dato, e penso che, diciamo, non ci sono state voci contrastanti, ovvero l'acronimo sarebbe quello di Open Source Hydroponic Open Source System, abbreviato in OS con la H iniziale, insomma. Quindi se ci sono anche delle modifiche da fare sul nome, vi prego di fornirle, così magari lo rendiamo anche più figo come nome. Insomma, l'abbiamo anche rivestito internamente di un film in alluminio, la comune carta da forno in alluminio. E niente, adesso giovedì prossimo
Ci incontreremo nuovamente per l'installazione dei LED, per la messa in atto della soluzione e quindi per cominciare a far crescere le nostre piantine prima in una sede separata per far crescere, per far sviluppare i cotiledoni e le radici in generale e poi li passeremo direttamente nell'impianto idroponico. Quindi dopo la fase di collaudo mostreremo a tutti le nostre guide. Date dalle nostre esperienze, tutte le fotografie delle fasi di crescita e ovviamente tutte le istruzioni per la realizzazione che saranno fatte attraverso la piattaforma Instructables e Google Docs, quindi saranno sia video sia step by step con tante immagini e diciamo abbiamo deciso di sviluppare il manuale nel caso ovviamente tutto funzionasse nella maniera più corretta possibile. Di sviluppare un manuale un po' come lo rilascia l'IKEA per i suoi mobili, che è molto intuitivo e anche molto carino al contempo, appunto. Quindi per adesso non abbiamo altre novità se non il fatto che ha anche menzionato prima Daniele Poddighe per quanto riguarda il book scanner e con Antonio diciamo stiamo andando abbastanza bene, abbiamo quasi completato la fase di ricerca per i materiali e dobbiamo solo imparare a implementare con Arduino, tutte le funzioni input-output per i bracci meccanici, le fotocamere, eccetera, eccetera. Quindi non dovrebbero esserci particolari problemi e ovviamente vi terremo informati sugli sviluppi, insomma. Per adesso non ho altre novità da parte del gruppo di Napoli. Ah, sì, solo un'ultima cosa. Abbiamo un attimo ripreso il progetto stampante 3D perché aveva dei problemi e Daniele mi invierà i pezzi di ricambio. E quindi provvederemo ad aggiustarlo, così faremo tutte le nostre conferenze, eccetera, eccetera. Quindi faremo vedere questo bellissimo mondo dell'autoproduzione attraverso questo strumento bellissimo, sviluppato apertamente senza alcun tipo di brevetto, insomma. Per adesso ho finito, quindi passerei la parola a qualcun altro. Buonasera a tutti. Allora, io volevo informare che il nostro collaboratore Antonio sta provvedendo a creare una wiki su Arduino e su come utilizzarla. Se Antonio, se ci vuoi parlare della guida e ci dici a che punto è, vorrei passare direttamente la parola a te. Sì, la guida è basata sul manuale che mi è stato regalato da Massimo Banci, perciò è basato su 15 progetti. In più, in questa guida verrà inserita anche una parte dedicata soltanto alla programmazione della scheda, che la programmazione è di mia conoscenza, perché già ho studiato in precedenza il linguaggio simile a quello lì che utilizza l'IDE stesso, ovvero un derivato del C, perciò per me è molto semplice programmarla. Perciò ovviamente una volta terminati i 15 progetti passerò al tutorial a livello di programmazione. Ok, ragazzi, c'è qualcun altro che vuole fare reportistica dal vostro gruppo cittadino? Ok, perfetto. Quindi diciamo che possiamo anche chiudere tranquillamente il podcast. Ringrazio ulteriormente tutti voi e chi ci ascolterà ovviamente su YouTube e vi invitiamo ovviamente a partecipare ai nostri bellissimi progetti e a informarvi e informare gli altri su ciò che stiamo facendo e sulle tematiche che sviluppiamo quotidianamente, insomma. E quindi vi saluto dicendovi che ogni 2 domeniche alle 21:30 ci sarà sempre un incontro via TeamSpeak, chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari o simpatizzanti che vogliono darsi da fare e aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Troverete le istruzioni per connettervi ai nostri podcast e alle nostre riunioni con un pratico calendario anche in allegato nella sezione podcast sul sito www. Zeitgeistitalia.org. Io vi saluto, vi ringrazio ancora, sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del movimento e vi aspetto tra 2 domeniche. Ciao ragazzi!